vediamo se c'è qualcosa. Ma Miguel. No, Miguel non c'è. E dov'è Miguel? Non lo so. È andato via. Quella okay. Era Laura. No, quella è Laura che non so. Ed è andata via. Yeah. Ok. Ci siamo. Ci vediamo. Ok, ci vediamo ok, lì. Ok. Ci vediamo. Siamo bruttissimi. Sì. Sì, siamo anche raffreddatissimi. Io ho una tosse incredibile. E soprattutto abbiamo cambiato le impostazioni del microfono. Quindi dovete. Cosa sta succedendo? Ah, si sta andando forse il mio computer. Sì, sì. Mi sembra tutto. Tutto regolare. Tutto regolare. Tutto rego. Quindi chi è già online ci dica se ci sentite e non diteci per favore vi sentiamo un po' bacio a Natale perché quello sarebbe davvero antipatico. Sì, aspetta che bevo un po' d'acqua perché ho già la gola morta. In ordine, oggi pensavamo di parlare delle liste del dual deck e di cos'è un dual deck. Cos'è un dual deck? Sono due deck. Due deck? Due, per quello si chiama dual deck. Perché sono due e deck. E della... spoiler non ancora confermato di Amonkhet, anche perché graficamente ci spaventa, sì, sì, e quindi non ci convince pienamente, anche se si rivelasse vero, cioè sarebbe davvero una carta forte. E poi di alcuni, cioè visto che non avevamo un tema vero e proprio, non avevamo niente, sì, da farvi vedere, non c'era niente di nuovo, parleremo brevemente nei limiti del possibile dei 5 planeswalker presentati nel prodotto Commander 2014. Se la cosa può piacere, potremmo ogni tanto piazzarci tipo salve i comandanti, arcangelo, e i vari comandanti o altri personaggi a vostra scelta. Anche si potrebbe chiedere magari se ci sono dei personaggi di cui volesse sentire parlare un po' di più. Ovviamente saranno dei riassunti più per darvi curiosità e portarvi a cercare, perché ovviamente di alcuni personaggi è impossibile. Stavo scaricando le informazioni su uno di loro e mi sono ritrovata in 15 pagine in Word e ho detto nope. Aspetta, c'è un'altra CPU usage. Secondo me è la pagina quella là. Dici? Può essere. Può darsi. Però se riusciamo a continuare, speriamo, sarebbe. E sì. Visto che no, la ok, prima... si è già abbassato. Visto che è la prima perfetto cosa che facciamo vedere, poi al massimo la sì, chiudiamo. Poi la togliamo così non appesantiamo il nostro povero computerino. Esatto. E se ci sentite bene, dateci un riscontro. Fateci sentire che siete lì. Siete vivi, cosa fai? Occupi il tempo. Aspettiamo un attimo. Sì, esatto. Tanto siamo partiti un pochino prima del solito. Com'è meglio. E iniziando a parlare del dual deck, brevemente, cos'è un dual deck? Perché magari qualcuno di voi buonasera lo sa, qualcuno non lo Ted sa. Però c'è stata posta, riposta questa domanda. Potete alzare leggermente il volume del microfono. Ok, oppure andiamo un po' vicino. Beh, alziamo il volume. Un dual deck sono un prodotto da un prezzo molto accessibile, dove ci sono all'interno due mazzi da 60 carte ognuno. Relativamente bilanciati, in questo caso si parla di mazzi abbastanza bilanciati a confronto di altri, almeno così lo vendono come prodotto, e che hanno una tematica, di solito sono una sfida, può essere angeli contro demoni, elfi contro goblin, in questo caso mente contro forza, mente esatto contro muscoli. Aspetta che provo un secondo solo. Io provo ad alzare adesso. Sì, non intanto so. Così voi ci dite. Noi. Io sto alzando un po' il microfono. Così insomma diteci ci siamo. Se. Intanto continuo a parlare, sì, perché sì, sì, non si capisce. Esatto, nulla. Te continuo a parlare. E questi due mazzi tematici tendono ad avere dei pro e dei contro, e soprattutto a essere bilanciati uno contro l'altro. E sono abbastanza buoni perché molto spesso sono presenti delle ristampe con art differenti, e poi ci sono due carte davanti, di solito due mitiche tendenzialmente, sì, o comunque qua adesso le hanno alzate, perfetto,
due mitiche, e fino al prodotto precedente una delle due era uno spoiler dell'edizione successiva. Ma se hai pensato che bruciarsi uno spoiler del genere in un prodotto che viene venduto abbastanza Quello prima che dovevo. Tu rispetto parla, tu parla. all'edizione, non fosse più il caso. Quindi al posto di avere come l'ultimo duel deck che era uscito, quello prima, no, era uno degli Quale? ultimi, c'era per esempio Zurgo, Beh, già lo. Non lo scorso, quello Nissa con Obnixilis, ma ma c'era quello il poco. Drazi Sì. contro Zendikar, c'era il seminatore dell'oblio. Oddio, quindi una bruciarsi, però un seminatore dell'oblio è una carta che dici ok, è una rara forte, ma è una rara Eldrazi, Sì. mentre un Zurgo o comunque un personaggio ti magari inserisce qualcosa che può essere uno spoiler ancora più spoiler. Quindi hanno preferito di no. Siamo tornati su Dominaria e questa cosa piace perché sembrerebbe che si ritorni su Dominaria tanto, e questo può essere bello Stanno, perché è da tanti anni che non sì, torniamo. riprendendo svari, cioè tra Tra Commander, tra citazioni citazioni nelle cult, sì. E storie e così. Hanno, sembra che pian piano stiano riprendendo il duel tornare sul deck è un dominario. prodotto che può essere apprezzato sia dai giocatori che esperti, tra virgolette, mettiamoci delle virgolette, sia dai nuovi giocatori, perché essendo già un mazzo costruito, anche se vabbè, non competitivo, ma costruito, può permettere anche un'idea di come farlo, come utilizzare alcune carte, e poi sei costretto a usare certe meccaniche, i pesi per impararle. Quindi sì, se non sapete se prenderlo o no, vi consiglio sempre di Ma sì, prenderlo. alla fine sono due mazzi da 60 che Ma poi costano valgono per 10 quello appunto. l'uno alla fine se, li se lo comprate all'uscita. Noi di solito lo preordiniamo. Perché adesso sono aumentato un po' il Ah, prezzo. L'hanno ok. aumentato quelli della Wizards. Da noi alla fine prima lo pagavamo in prevendita tipo 13 euro. Adesso in prevendita lo prendiamo a 16 euro. Quindi alla Sì. fine non è che sia Però anche aumentato comunque così rimane tanto. sotto i 20 euro o comunque a cavallo dei Sì. 20 E ed è abbastanza buono sia come prezzo che come qualità delle carte all'interno. poi Di ci solito ci sono delle sono. ristampe carine e delle ristampe Sì, con di art solito solo per fanno prodotto. esatto art nuove e comunque le due carte di facciata sono di solito creature o leggendarie o non foil o Hai anche. caricato il link sulla pagina? Ok, Sì. bravo. L'ho messo qui. Però direi che, visto che stiamo parlando di quello, di far vedere, iniziare a Esatto. far Adesso vedere iniziamo le esatto a far vedere veramente le liste. Non mi ricordo era questo. No, 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 no. Questo è Vabbè. l'altro. Allora, c'è questa. Spoiler! C'è questa bellissima cosa. Aspetta che li stiamo laggando. Vedo, ok. Allora, siamo riusciti a incorporare. Sì, Sì. ditemi se è abbastanza grande, ma in teoria se mettete tutto schermo E poi quello che ci dovrebbe essere interessa abbastanza è grande. sotto, quindi. Quindi, noi prendiamo direttamente dalla pagina della Wizards perché tra tutte le art nuove, le cose lì, non abbiamo fatto in tempo a preparare le immagini, diciamo, a Anche perché grandezza non tutte più. sono presenti. È Esatto. È leggibile. leggibile, perfetto. Tanto alla fine la cosa che ci interessa di più sono le carte, farvi vedere le art che hanno fatto nuove, quelle cose lì. Quindi. Partendo Qua già parte dalla. sì, partono. Zoomate un pelo. Zoomiamo un pelo. Facciamo un po' più grande. Oop. Lo mettiamo in centro, se riesco. Perfetto. Anche un pelino un po' di più. Ok, così dovrebbe andare. Ok. Piace questo resize in real time. Allora, a capo del mazzo Mind abbiamo già visto, abbiamo già detto che c'è la nostra Gioira dei Ghitu. Cosa fa la nostra Gioira dei Ghitu? Per chi non lo sapesse, riprende una meccanica, visto che ha tirato fuori quella pagina, ma non la tradurranno? No, purtroppo no. Qua adesso i dual deck sono in sé, prodotti che escono solo in inglese e in giapponese, se non sbaglio, e la pagina che spiega i dual deck non l'hanno tradotta. Infatti adesso, però col fatto che purtroppo non ho avuto tempo di tradurla
veramente. Al massimo farò uscire la traduzione più avanti. Comunque adesso spieghiamo brevemente Cosa dice? quello che dice, diciamo, e su cosa si basa il mazzo. Quindi, diciamo, la carta di facciata del mazzo Mind, abbiamo visto che è Gioira. Gioira che cosa fa? Riprende una vecchia meccanica che c'era in Spirale Temporale, che è il blocco in cui è stata stampata originariamente. Ossia, sospende le carte dalla tua mano pagando 2 con 4 segnalini tempo. Cosa vuol dire? Cos'è sospendere? Per chi non c'era ai tempi o per chi non lo sa. O per chi non ha incontrato, non ha preso l'Idris perché sei costretto a impararlo, perché ci sono cose da Esatto. sospendere. Praticamente, invece che lanciare normalmente la carta, con sospendere la esili con tot segnalini tempo sopra, che in questo caso Gioira ne mette 4. Ogni mantenimento tu togli un segnalino tempo e quando togli l'ultimo lanci la magia che è stata sospesa. E nel caso questa magia sia una creatura, ha anche rapidità quando entra nel campo di battaglia. Quindi può addirittura risultare più conveniente per alcuni casi. Gioira, essendo molto esperta nel manipolare il tempo, Anche perché, come abbiamo detto nella scorsa live, andatela a esatto. vedere, Gioira ha nel suo background un momento in cui beve una sostanza che è tipo l'acqua del tempo, per cui Sì. viene rallentata, ed è del rallentare il tempo è l'idea del sospenderlo, Esatto. è una specie di stasi anche. Sì. E quindi dicevamo, la sua abilità è quella di poter sospendere per 4 turni, alla fine con 4 segnali di tempo, perché poi non è detto che siano effettivamente 4 turni. Qualsiasi carta, cosa hai fatto? Vai, vai La testa è avanti. sempre a smanettare, così impari a smanettare. Ok. Vai avanti. Sono solo terre. lo spero. Ho una Liliana del velo. Quindi in questo mazzo, diciamo, saranno presenti molte carte che conviene sospendere o comunque conviene tenere da parte perché è o troppo costoso o comunque perché conviene appunto sospenderle. Che cosa fa questo mazzo? Essenzialmente cerca di andare avanti nella partita finché non si costruisce, diciamo, un turno esplosivo, di solito grazie ad una magia con tempesta. Infatti in questo mi hanno sorpreso che non abbiano messo nulla per ridurre l'effetto sospendere. Beh, ricordiamoci che sono mazzi che È tendono a non un... essere tanto tanto competitivi, Ma anch'io me quindi lo sarei aspettato qualcosa. comunque per la carta sì, Gioira è un ottimo Sì, comandante. è stato il mio... Prima Kalia e poi ho fatto un mazzo con Gioira dove sospendevo Eldrazi e Vrat, tipo Armageddon del rosso e turni extra a caso ed era molto carino. E io mi sarei aspettato per esempio il crono insetto di Gioira che tappandolo toglie un segnalino tempo da una carta sospesa, che così ci stava anche con il tema appunto di Gioira in sé. Comunque hanno deciso di fare questo mazzo classico che ormai rosso e blu vuol dire istantanee stregonerie, sfruttando il fatto di sospendere e il fatto di mettere delle magie con tempesta come chiusura, diciamo. Infatti, nei primi turni conviene giocare o Young Pyromancer o Talrand, qua dicono, in questo modo tutti gli istantanei di stregonerie che usi per controllare il mazzo avversario si trasformano in creaturine per tenere a bada anche le creature che poi vedremo l'altro mazzo avrà molto, molto numerose, molto aggressive soprattutto. E per esempio la carta, diciamo, principe, e anche una ristampa comunque carina, c'è stata anche nel From the Vault, è il Mind's Desire con l'art da Promo, Judge, se non sbaglio. Cosa fa Mind's Desire? È una carta che è uscita in flagello originariamente, che dice:
costo 6, rimescoli il tuo grimorio, esili la prima carta del tuo grimorio, fino alla fine del turno puoi giocarla senza pagare il costo di mana. E ha tempesta. Tempesta vuol dire che tu copi questo effetto per ogni magia che è stata lanciata prima di questa, in questo turno. Quindi l'ideale è o sospenderla di primi turni, poi nel turno in cui sta per entrare, comunque lanciare degli istantanei prima di lei. O avere tante cose sospese prima di lanciare Esatto, lei. avere tante cose sospese insieme, tra virgolette, tanto costando due la sospensione di Joyra, puoi aspettare anche, solo che se aspetti il sesto turno, cioè Sì, insomma, sì. devi un po' calcolare, molto, ovviamente, il mazzo che si chiama Mind, mente, ovviamente, diciamo, in sé proprio il fatto di calcolare un po' di cose. E poi anche turno, comunque, Beacon of Tomorrows, che è un turno extra, e poi lo rimescoli. In più anche mitraglia e svuotare i cunicoli, che sono le classiche chiusure di qualsiasi mazzo tempesta. Che mitraglia, per chi non lo sapesse, fai un danno a cattura giocatore e con tempesta, e svuotare i cunicoli crea due pedine goblin con tempesta. Quindi è sempre il fatto comunque di chiudere con qualcosa con tempesta, diciamo. Poi ci sono ovviamente un sacco di peschini, c'è Jorien che appunto sempre il fatto di poter giocare più magie in un turno ti dà un vantaggio, in questo caso di pescare una carta. C'è addirittura, hanno messo dentro l'innominato, mi sembra in italiano, con una nuova art direttamente da Kamigawa. Che è abbastanza forte comunque per essere una carta blu, soprattutto. Domino City, ciao, Kombanwa. Kombawa, signor. No, però Kombawa. non credo di dire. È Kumbaya, se non sbaglio. Oh, che scatole. E l'innominato lo si può giocare sia grazie a sospendere, come abbiamo visto, oppure classicamente come si giocava ai suoi tempi, con le sue tre belle magie arcano, che sono Reach to Mist, Peer to Depths e Shift to Sense, che nel momento in cui lanci quest'ultima, se ci sono le altre due, se hai lanciato le altre due nello stesso turno, vai a prenderti l'innominato dal mazzo e lo metti direttamente in campo. Cioè, penso che l'idea della meccanica arcana sia la questione del pensare. Cioè, sei costretto a pensare quando giocare certe cose per poter giocare l'innominato, Sì, e quindi nel devo senso pianificare prima sì. Che questo, poi questo. Penso sia poi un'idea. col fatto che comunque devi lanciarle tutte e tre nello stesso turno è anche sinergico col fatto della tempesta, quindi se hai un po' di mana da parte fai loro tre, l'innominato, Mind's Desire, lanci altre quattro magie gratis, insomma, essendo comunque un mazzo control, alla fin fine arrivare avanti nel late game con tanto mana non è assolutamente difficile. E poi il fatto che poi alla fine come arcano ci sono loro tre più il rituale disperato, se non sbaglio, che dopo comunque, che eccolo qua, infatti, con una nuova art anche lui, che è molto simpatica, con Molto il goblin. È grassoccio. un goblin di Kamigawa. Molto Sono grassoccio. grassocci. Niente, insieme a tutto questo, ci sono altre magie con sospendere di loro, tra virgolette, questa qua è bellissima. 13 danni a una creatura. Oppure il Kraken che va molto in combo con Joyra perché già di per sé si toglie segnalini tempo da sospeso ogni qualvolta l'avversario lancia una magia. Solo che lui di base entra con 9 segnalini. Però con Joyra tu a un turno prima. No, un turno prima no, perché devi giocare prima Joyra. Quindi comunque riesci a sospenderlo con solo 4 segnalini. Quindi ci vuole molto meno tempo per giocarlo. E alla fine ti diventa un 6-6 imbloccabile.
rapido Che perché era se la lo carta sospendi. che un mio bambino, la carta più forte di un mio bambino a scuola, e lo prendevano tutti in giro perché ovviamente lui non aveva compreso la questione del sospendere, quindi aspettava di avere 10 mana per giocarlo. Ma non potevo spiegarglielo in quel momento. E poi lo prendevano in giro, però li batteva tutti, perché gli altri non avevano cose così grandi o Ah, comunque. ok. Tanto poi è imbloccabile, quindi Sì, se esatto. riusciva a tenere a bada le creature degli altri, lui entrava e faceva Esatto, era tre quello attacchi. che. Cioè, il fatto che fosse imbloccabile comunque gli, giocando a caso, gli permetteva Sì. Poi di vincere spesso. le cose con tempesta, come ho già detto, c'è svuotare i cunicoli, c'è la mitraglia e c'è la Temporal Fissure con una nuova art, anche questa se non sbaglio, non mi sembra di averla mai vista, questa art qui. Che anche questo è un rimbalzino con tempesta alla fine per far tenere su, per far tornare tutto in mano all'avversario. In più, come qua dicono che, visto che serve tanto mana, di solito per lanciare le magie ci sono anche Goblin, Elettromante Goblin e Rituale Disperato, che aiutano a fare un po' di mana. Mentre l'altro mazzo, Might, non è monorosso come credevo che fosse, ma è rosso-verde ed è un simil tribale guerriero alla fin fine, col fatto che comunque lo visa, ricordiamo che è un 3-3 che dà +2/+2 rapidità ai barbari, guerrieri e berserker. Per quanto non ci siano berserker nella lista, diciamo hanno puntato a fare un tribale più sul guerriero, poi qualche barbaro e basta. Ha un po', essendo comunque hanno messo il verde essenzialmente per il ramp e per qualche creatura, e soprattutto per la meccanica di sete di sangue, perché hanno. Adesso qua non si vedono, sono più avanti. Comunque, sete di sangue è quella meccanica che dice che la creatura con sete di sangue X entra nel campo di battaglia con X segnalini +1/+1 se è stato fatto danno a un avversario in questo turno. Quindi questo mazzo è proprio ignoranza, è gioco le creature e attacco e per fare danno. Basta, non c'ha molto altro da dire. C'è un po' di ramp per mettere le minacce più grosse prima a emissaria di Brucialbero che abbiamo visto anche in Modern Masters per fare un po' di mane per calare più cose rapidamente e non mi hanno messo quello che aveva a minacciare. Qual era quello che aveva a minacciare? E in più essendo comunque un mazzo tribale tutto sommato hanno messo anche il Coat of Arms che direi che ci sta abbastanza. Poi qua vediamo due begli esempi di guerrieri e o barbari. Abbiamo Kamal che è un fantastico 6-1 già rapido di suo che fa fulmine tappandosi e Rada che dà mana e basta, cioè dà mana quando attacca o dà mana perché è un elfo Sì, poi in essenzialmente. realtà da quel che so non è malvagio come comandante, No, sì, perché dando è un sacco di mana permette di darti entrambi i colori. Nei tuoi turni esatto. dà tanto rosso perché ovviamente magari poi può attaccare subito e poi al massimo fa tipo l'Anna War a costo 2. Molto più elegante però. In più, se non si riesce a fare danno con le creature per sete di sangue, si ha qualche sparino. Un Firebolt che tra l'altro ha flashback. Ha il faro della distruzione che fa 5 danni e lo rimescoli. Ma il mana rosso sparisce quando? Sparisce già quando si passa alla sottofase dei bloccanti. Perché adesso il mana si svuota ad ogni fase e sottofase. Quindi serve più per istant Quindi esatto, e ti serve altro, sì. per gli sparini da fare prima dei bloccanti. Basta. Prima invece, mi sembra che quando invece fosse stata Rimaneva stampata, fino alla fine del rimaneva turno. no, fino alla fine del combattimento. Comunque non sono molto convinto che questi leggendari mi prendono un po' più butti di quelli presenti nell'altro mazzo.
Bene, l'altro mazzo. Vabbè, c'è Talrand, però non ci sono Sì. altri leggendari. Ah Jorian non è leggendario. sì, c'è Jorian e Talrand, che sono effettivamente un Sì, po' più però forti. questi hanno la, cioè, nel loro contesto sono forti. Nel Esatto. contesto in cui sono presentati, Kamal è molto forte nel contesto in cui è. Soprattutto pensando che l'altro mazzo non ha tantissime cose che fanno spari, e quindi Kamal può rimanere in piedi tanto. Esatto. Però è comunque un 6-1. Sì, cioè, insomma. Ma è quell'uno di costituzione che lo rende debole. Sì. Poi anche qua vediamo Call of the Herd che è stato ristampato anche quello in Modern Masters. Solo il Goblin. Effettivamente una rara 6-1 costo 6 è più da caminetto. Dai, insomma, A a suo suo tempo tempo era era una buono. bestia. Poi col più 2 di Lovisa in realtà è un po' più resistente, diciamo, diventa un 8-3. Però, considerato che l'altro mazzo non fa creature particolarmente grosse, a parte un 1 per di Talrand e un 2 per di Young Pyromancer e così, poi bisogna vedere. Ma poi è probabile che sopravviva perché l'altro mazzo non ha spari, a parte mitraglia, che Però ce l'ha anche quella in mono per. usare mitraglia quella volta, cioè tira giù Esatto. lui, ma magari non tira giù Lovisa stessa Esatto. o Cioè, alla altro. fine bisogna pensare che questi due mazzi sono stati pensati per essere fatti l'uno contro l'altro, quindi sono bilanciati. Nel senso, se c'è il 6-1, cioè effettivamente l'altro mazzo ha delle risposte, ma quasi mai permanenti. Ha pochi spari, anzi, ha molti più spari quello di Lovisa. Ma mitraglia è più una finisher. Infatti, quindi non ti conviene usarla sul 6-1, quello che volevamo dire. Che tende, cioè, è ovvio che quando usi mitraglia fai fuori il 6-1, però non tendi a far fuori solo il 6-1, ma a tirare giù tutto il Sì, ma resto. dai, uccide in teoria l'Italia la fai per ammazzare l'avversario. L'avversario. Per quello. Comunque, Vai, vai, vai. hanno Questa è una ristampato carta. l'intimidatore, che Perché è se di tutti i sei codardo codardi. non puoi bloccare i guerrieri. Giustamente. Poi, ognuno ovviamente, come abbiamo detto, ha delle risposte per l'altro mazzo. Nello specifico, Might ha la risposta gutturale, che però a me piace più l'art vecchia, questa qua mi fa un po'. Cioè, boh, non mi Però dice sa di niente. Lovisa perché c'è la neve, cioè. Sì, quello sì, cioè, Dai. questo scimpanzé in armatura con lo spadone che urla, però non mi dà comunque l'idea di. E poi Zozu con una nuova art che è molto molto carina. Sì, è carino. Quindi guttural response alla fine è È un per counter. counterare i counter o i rimbalzini, perché di counter non so se non credo ne abbia. E Zuzu invece, visto che l'altro mazzo comunque, sinceramente i due deck li vedo più come prodotti di lore che di gioco, più da colleziono per i principianti. Io non li vedo per principianti per il semplice fatto che dentro ci sono un casino di meccaniche e comunque di sinergie. Perché sono fatti per essere bene o male sinergici. Sono fatti magari per quel giocatore che gli piace trovarsi così con degli amici e di tirare fuori questi mazzi e dire ok, giochiamo una cosa un po' diversa, non il solito T2, non il solito formato che facciamo. Però sì, tendono a essere più da collezione. Sì, beh, col fatto che fanno tante art nuove e così, ok. Però comunque sono carini da giocare con l'uno contro l'altro, sono fatti per i casual player che non sono necessariamente principianti, anzi, c'è comunque una meccanica come sospendere, non è assolutamente semplice per un principiante da capire. Già il fatto che una cosa tu la debba esiliare, togliere dei segnalini dalla cosa in esilio e quando togli l'ultimo segnalino torna in campo è comunque E sapere complicata. nel caso anche quando counterarla. Quindi secondo me, cioè, sono molto più di un semplice cioè una cosa per la lore, altrimenti non ci metterebbero dietro delle persone a pensare le liste, ma metterebbero dentro delle cose a In caso, cui semplicemente. Di Nissa Unixir così per loro due le loro arti, veramente bella quella della Doomblade, tutti i miei amici cercano di shipparmela. C'è anche
Crop Rotation nel mazzo Nissa, che è bellissima perché effettivamente è proprio una rotation, cioè c'è la zolla di terra con da una parte un albero e dall'altra parte non mi ricordo cosa, che si vede che è appena ruotata, quindi è proprio una crop rotation ed è bellissima l'idea. Comunque questi qui sono, diciamo, alcuni dei mezzi che il mazzo Might ha contro il mazzo Mind, soprattutto anche alcune carte che io all'inizio ho visto la lista e ho detto ma cosa c'entrano queste? Effettivamente sono dei probabilmente per le barbe questo goblin, il resto si vede. Per esempio questo Silvantropo, l'ho detto cosa c'entra col mazzo, perché sono un guerriero, fa raggiungere perché l'altro, il Mind fa molti volanti a causa di, beh, questo come volante creatura, in più c'è Talrand che fa i 2-2, eccetera eccetera. Mentre Mind contro Might, che cosa ha? Il Ciclope di Nivix, che ha un ottimo parante, e in più può trasformarsi comunque in un trade o comunque ammazzare qualche creatura dell'altro mazzo. E Visioni vulcaniche, che in late game ti vai a riprendere una magia che hai già usato in questo turno, come per esempio Temporal Fissure, che comunque costa 5, fare 5 danni all'avversario o 5, no, solo 5 danni a ogni creatura controllata dall'avversario, quindi spazzare via tutte le creature che si era fatto fino a quel momento. Speravo in sete di sangue, accelerare e impeto sanguinario, sono che guerriere berserk, che invece niente. Ma sete di sangue c'è. Ci Vai su, giù nella lista sono. magari. Ecco, adesso vediamo le liste, perché tanto le cose. Adesso andiamo su questa Might. Sete di sangue c'è decisamente, c'è lui. C'è, l'avevo visto, ce n'erano altri. Ci sono loro. Questi no. Ah no, effettivamente ci sono solo loro. Però un po' c'è sete di sangue, diciamo. Aiuto! Come ha fatto? Hai tirato il Non cavo. è vero. Peccato che ci copri che l'hanno lasciato uguale. Vabbè, ma non tutte Va le arte bene. possono essere cambiate. E di Berserker effettivamente non ce ne sono. Sì, ce ne sono due. No, ci sono i Idol barbari Barbari. due. Sì, avrebbero potuto, però l'idea comunque è carina. Comunque, da questo punto vediamo la lista in dettaglio. Abbiamo lo Scargano, vabbè, questi qui. Questa che era di Avacyn, se non sbaglio. Quando un'altra creatura entra nel campo di battaglia sotto controllo, lei prende più 1 più 0 e travolgere. Quindi un'altra cosa per attaccare e fare danno all'avversario. Il battaglione di Talara che era carino a suo tempo, comunque un 4-3 travolgere al costo 2 che puoi lanciare solo se hai lanciato un'altra magia verde, ma non è di solito un problema. Radha l'abbiamo vista, questa l'abbiamo vista, Zuzu anche, questa è di OGV se non sbaglio, Sì. sempre una cosa che da travolgere. Questo è sempre, è questo perché è un guerriero, penso, secondo me potevano mettere qualcosa di meglio. I Minotauri pure, secondo me, questo è per il raggiungere, questo è molto forte, in realtà, quando attacco più uno per ogni attaccatore attaccante. Radha meritava una nuova art. E a me invece piace questa, secondo me è abbastanza descrittiva già, non è. Sì, beh, Però, insomma, si può. certo. Avevano già messo forse tante nuove art, quella lì, tra le altre, era È molto molto bella. bella, quindi l'ha tenuta probabilmente così. Poi abbiamo visto Kama, l'abbiamo visto l'intimidatore. Come magia lo sparino che abbiamo visto prima, il rampino, chiamata del branco, Harmonize per pescare, che ci sta sempre. Questa è una finisher essenzialmente, perché metti segnalini su una creatura che molto probabilmente avrà a travolgere. Ruggito del Wurm per fare comunque pedine grosse a manetta. Questa che abbiamo già visto in monopair. Infatti, cioè, hanno sempre le risposte in monopair, giusto perché così nessun mazzo ha sempre la meglio sull'altro, come molto spesso succedeva in realtà. Beacon of Destruction abbiamo visto, altro genera pedine. E il Coat of Arms per pompare tutti
Indiscriminatamente. indiscriminatamente. Oh, che bravo. Sono molto bravo. Ora Poi guardiamo il andiamo mind. mind, torniamo qui. Ovviamente gioia, due elettromanti, due Young Pyromancer, che Non è affatto non è male. male. Jorien, il ciclope di Viximon, il Sì, fatto beh, che sì, sia... quell'artefatto, cos'è, lo stemma araldico, Sì, finisce in moltissimi commander. assolutamente sì. La Chimera, che ha solo forza a fare il numero di istantanee stregonerie nel cimitero, nel tuo cimitero, e a volare e travolgere, però è un 3, quindi non è. Talran, che è molto molto forte. Questi, gli Avengers di Tarkir, che hanno prodezza e quando attaccano può far tornare una creatura in mano al proprietario se la sua forza è minore della loro forza, quindi in realtà secondo me non sono così forti, perché di solito l'altro avrà creature più grosse di loro, anche se hai prodezza, però alla fine gliela rimbalzi solo in mano. È forte forse contro le pedine, perché muoiono, però... Il Nacoli, questo qua lo giocavo in Gioira, quando entra nel campo di battaglia riprendi in mano dal cimitero una stregoneria rossa e un istantaneo blu, che non è male. No, neanche un po'. Il Kraken, che abbiamo visto prima, che anche questa è una possibile close. Tempesta non aiuta. Tempesta qua penso l'abbiano pensata proprio solo come finisher, praticamente. Infatti qua hanno un monopair di grape di mitraglia, proprio un monopair. Tre Rift Bolt, che anche questa non è male come No. ristampa. In ogni buon mono rosso si giocano i Esatto, si Riftbolt. giocano in 4 per, quindi non c'è problema. Due 2 svuotare svuotare cunicoli. cunicoli, che anche questo aiuta. Una Temporal Fissure, che alla fine era la chiusura di un vecchio mazzo, del vecchio Storm in Pauper, che poi hanno bannato Temporal Fissure perché era troppo forte. Dai. Poi metterò di Shiv per fare rimozione. Mind's Desire come chiusura, anche questa. Questo come spazzino contro l'avversario. Turni extra. Velocizzare, che è molto fico, che dai costo 1 peschi e la prossima stregoneria la puoi lanciare con lampo. Beh, è forte. Poi ci sono i tre arcani per lanciare l'innominato, che comunque sono forti, perché uno pesca, uno guardi le prime 5, riveli un'istantanea, una stregoneria e la metti in mano, e l'altro peschi 2 e scarti 1, e sono tutti istantanei, Quindi male quindi non fanno. volendo puoi anche riuscire a fare l'innominato in hand dell'avversario. Hanno ristampato Snap con art nuova, che è rimbalzino di creatura e poi stappi due terre, che aiuta non poco con Tempesta. Poi monopair di rituale disperato, poverino. Probabilmente perché quando lo vedi, probabilmente fai semplicemente unione nell'arcano per avere l'effetto. Perché con unire nell'arcano, quando lanci un arcano, puoi pagare due, rivelare dalla mano e Un fare l'arcano che ha il costo. E aggiungere il suo effetto a quello dell'arcano che hai altro. lanciato. Ok, quindi Quindi puoi fare, che ne so, il peschi due e peschino fai e mana fai tre go go. mana e poi eccetera eccetera. E poi c'è anche questo come istantaneo, che non è male. Cioè, insomma, in realtà costa 7, non è che sia proprio il Agile. top. Però, certo che più che sorgermi un ritorno a dominare questo mazzo, mi sta sorgendo un ritorno a Kamigawa. Ma è l'unico, secondo me, è l'unico posto in cui possono ristampare delle cose di Kamigawa Senza senza imbarazzare. esatto, imbarazzare. E questo è un tutore, ti vai a prendere un istantaneo a costo 3, un istantaneo a costo 2, un istantaneo a costo 1 e li metti in mano. Però costa 7. Sì. E basta, poi tutti e due hanno più o meno lo stesso numero di terre. Sì, ho Anzi, tranquillo. ne ha addirittura di più è quello aggro tra i due, per dire. E giocano quindi le terre base rispettive e
il 4x di quelli delle nuove terre che entrano tappate e ti fanno guadagnare un punto vita. Qual è il problema? Cosa, i punti di domanda sono relativi a quello di prima Cioè che o... Kamigawa fa un po' imbarazzare in altri prodotti? Sì, perché come abbiamo già detto, Kamigawa No, non è è... l'unico, nel senso sono gli unici prodotti in cui possono referenziarsi a Kamigawa sono questi prodotti extra, diciamo. Sì, perché mettere quei tre in un altro tipo mettere quella combo all'interno di Modern Master o di Vintage Master o di un altro prodotto, cioè la gente, cioè, oh mio Dio, ho il rischio di tirar fuori l'innominato, non compro le Esatto. buste. The Unspeakable. E niente, questa era la lista, erano le liste che adesso scompariranno perché ho paura che mi mangino troppa CPU. Quindi, pum. E andiamo E velocementissimo. notiamo un attimo lo sfondo è Piora e non è Firenze, Anche se sembra anche se è Firenze. identica a Firenze perché là c'è la cupola autoportante, Sì, è e qui è autoportante. autoportante, e lì è il ponte, ma quel colonnato là sembrano perfettamente gli Uffizi, quindi fa un po' paura. The Parliamo Lost di questo Spire! spoiler. Io però ho settissimo la gola secca. Allora, questo spoiler non è ancora stato confermato, anche perché sembrerebbe, cioè, la leggenda vuole che sia stato sbustato all'interno di una busta di Modern Master. Ma dato che sembra più una puntata di Voyager in questo modo che qualcos'altro, non sappiamo se è confermato perché è un fake oppure se è una prova precedente di una meccanica. Dato che è già successo, più che Sì. altro. Inoltre, Fiora era l'antico nome di Quindi, Firenze. Romania. Davvero? Non lo so, Non lo non lo sapevo. sapevo. Anche se ci ho passato un po' di tempo, ma non. E ovviamente, l'idea è che la prima parte della carta sembra una di quelle solite split, giusto? Sì. Solo che in questo caso i due effetti non potrebbero avvenire nello stesso momento, quindi una parte è orizzontale perché è quella che tu lanci normalmente, cioè verticale, l'altra è orizzontale perché l'effetto avviene quando è nel Sì. cimitero. Quindi l'idea in sé, sia della grafica che dei momenti, è anche buona, solo che questa grafica a me sta sulle No. palle. Cioè, è spigolosa, è È strana, è asimmetriche. asimmetrica, però Semplicemente. ovviamente la meccanica in sé non è bruttina perché No, la dà meccanica è l'idea. Ecco. flashback. È praticamente flashback, quindi è bella. Però Punto. dà quell'idea dell'oltretomba, cioè comunque dell'antico Egitto, del culto dei morti, Sì, quello dell'importanza sì, dell'aldilà. dell'aldilà. Quindi l'idea in sé della meccanica è carina. Punto a favore che non sia fake è l'idea che sia in portoghese. Esatto. Perché è difficile che i fake, cioè molti altri fake erano in inglese, non potrebbe essere un errore di stampa così plateale? No. Cioè, sai, doveva essere una split. Nel senso che questo non può essere un errore di stampa perché non sbagli a stampare orizzontale e verticale, al massimo la sposti Esatto, o viene tagliata male. male. Un flashback più caro senza contare che l'effetto che si attiva. Appunto, secondo me, nel senso, è più caro intanto non è detto, perché questa costa 5, magari le prossime avranno, o se esiste, se alla fine si rivelerà vera, potrebbero avere anche un costo minore, come i flashback effettivamente. Ci sono sia carte che flashback costano molto di più, sia carte che con flashback costano meno o colori Cioè, diversi. noi non siamo completamente a favore del fatto che sia origine, che sia vera, però l'idea è interessante. Secondo molti dicono che può essere un'idea, un primo prototipo del template che hanno provato a mettere in stampa e dato che era già successo che si trovassero, cioè che esistessero dei prototipi di carte già effettivamente stampati come sulla vera carta di Magic e non solo su foglietti o cose del genere. Tant'è che mi ricordo un pochino di tempo fa
avevano pubblicato, mi sembra proprio un account della Wizards, non mi ricordo su che social, uno dei primi prototipi dei veicoli di Kaladesh, che era proprio già stampato su una carta della fattura di Magic, soltanto che come meccanica aveva un'altra cosa che non era manovrare, aveva già il nome, già Cioè, l'idea tutto, che però non è mai comunque stato, cioè sia non è mai stato stampato ufficiale, ufficialmente. cioè ufficiale, mettiamolo prodotto Wizard, è che sia l'olografico, sia il numeri, tutto è al posto giusto. Il numero in sé non è un problema, perché se pensiamo al fatto che ci siano già quelle split spostate in fondo, o in un'area a parte possono essere messe alla fine, ci può anche stare. Ovviamente ha un aspetto un po' sconnesso, un aspetto poco armonico, e questo ci fa dubitare, ma sono tutte teorie perché non è stata né smentita né confermata. Normalmente arriva velocemente una smentita, più che una conferma. Però normalmente c'è tipo, se è proprio casuale, dicono no, è falsa, e quindi questa attesa ti fa pensare che forse, se non è giusta, c'è qualcosa E poi, vicino. sì, poi comunque c'è anche il fatto che molti dicono, ma ancora la Wizards non ha detto È niente e quello. quindi, cioè, e non sanno se interpretarlo come una riprova che sia vera o una riprova che sia falsa, però Però secondo me non è una riprova di niente, perché la Wizards non è che dice, allora, non ha quando mai era messo... uscita, erano uscite due, prima della Liliana della stoppa, erano uscite due Liliane false, una assurdamente falsa e una realistica. Con quella assurdamente falsa non c'era stata necessità, faceva 99 zombie, una roba del genere, cioè era oscena. L'altra era realistica. Su quella realistica, in MTG Salvation, un addetto aveva smentito. Lì c'era stata una smentita Sì, ma perché perché era si realistica. vedevano... Esatto. C'erano dei piccolissimi difetti e quindi era stata smentita perché non era così cioè esagerata. Quindi sì, in alcuni casi agiscono e di solito dicono no, guardate ragazzi, è una cagata. Sì, di solito ci sono proprio degli impiegati della Wizards che hanno account sui forum e dicono proprio, a Allora, volte, diciamo quando è necessario, intervengono, dicono io sono Tizio Caio, lavoro alla Wizards e vi posso assicurare che questa non è vera. Avete le immagini? Non ne sapevo nulla. Della Liliana? No, non lo so, dovremmo ricercarle. perché comunque sono vecchiotte, erano uscite Una prima. era Quella uscita, una mi ricordo, una era proprio falsa, si vedeva, era fatta invece, malissimo. l'altra, io L'altra aveva l'avevo. l'art giusta, l'art che poi alla fine serve quella proprio di Liliana Io della l'avevo Stop. addirittura pubblicata e molte persone perché ero curiosa, non sapevo se era vera o finta, chiedevo in giro, alcuni dicevano è vera, alcuni dicevano è finta, e poi mi hanno linkato il link della Sì. smentita. E sì, ci Che poi era sono. fatta bene, ma c'erano comunque dei piccoli C'erano dei. Sì. difetti che sono stati prontamente identificati. E Quindi. anche in questa ho visto, hanno fatto, ci sono delle cose che non sembrano tornare. Però il fatto che Però. comunque stiano aspettando può anche darsi che sia un sasso lanciato per scoprire se può essere un'idea che può piacere, o anche perché magari proporranno qualcosa di simile e vogliono vedere le reazioni. Di Esatto. solito quando buttano fuori queste cose e stanno zitti, quindi non è un'invenzione dei fan, serve sempre qualcosa. Sì. Cioè non è un'azienda, non sono gli ultimi arrivati, cioè un'azienda che un po' tra virgolette ti frega perché ti mette un'idea, poi te la tira via, te la rigira. Anche le buste che avevano fatto vedere, quelle dell'edizione Ah, esatto. successiva, oddio, le hanno tirate fuori? No, ma era solo per l'art, non era per le art, ma era Sì. per. Sì, poi c'è da Cioè. dire che alcune volte fanno un po' di scivolo. A volte si dimenticano che la loro fanbase è composta da dei nerd che Sì. riescono a cioè che sanno come è gestito un sito web, che sanno dove poter andare a prendere le immagini, frugare nelle cartelle di un sito web, eccetera, Sì, eccetera. hanno tre se non quattro blocchi già pronti, però No, tendono beh, già pronto, nel senso. come Che idee. ci stanno lavorando, sì, Sì. penso avranno
Alla fine, da come mi ricordo, loro probabilmente hanno già mandato in stampa tutto Amonkhet ad oggi. Quindi è Sì. per quello che. E anche. Era già successo che una carta di Return to Ravnica fosse stata sbustata in non mi ricordo che busta che c'era. Non abbiamo messo i link purtroppo. Siamo messi perdere. Da online no, Ok. dopo al massimo possiamo cambiare le opzioni della chat. Comunque, era uscita una comune che spoilerava popolare come Sì, ricordo, vero, meccanica, che vero, era quella che rendeva tutti indistruttibili, cioè popolava e poi ti rendeva tutte le creature indistruttibili fino a fine turno. E l'avevano sbustata in una busta di adesso non mi ricordo che edizione. Mi sembra nel primo Modern Masters, può essere. sì. Può essere. E che poi era stata. Alla fine, quando si è rivelata vera, era stato spiegato del probabile perché. Praticamente, quando stampano tutte i fogli di carte e li tagliano. Può essere che rimangano delle carte dentro le macchine perché imbustano. E senza, loro in teoria ogni fine di stampa, ogni tornata di stampa, vanno in queste macchine, le puliscono dalle eventuali residui o carte che sono rimaste incastrate nelle cose. Immaginatevi la carta più costosa incastrata tra le macchine. Esatto. E pulisco la macchina per poi fare il giro di stampe dopo il giro di imbustate Però dell'edizione dopo. sono di E in solito. quel caso avevano detto che, dato che sapevano già che era Return to Ravnica, che avrebbe venduto più del normale perché era il ritorno a un piano amato da tutti, che effettivamente è stato così, hanno fatto una stampa preliminare, una stampa pre più presto del solito prima di Modern Masters di Return to Ravnica. Poi hanno stampato tutta Modern Masters e poi hanno stampato ancora Return to Ravnica. Quindi era rimasta incastrata essenzialmente questa carta, non era stata pulita bene la macchina ed è andata finita dentro una busta di Modern Masters della stampata dopo. E loro hanno pronti sicuramente, per esempio, ora come ora hanno pronto Amonkhet completamente. Le edizioni successive non le hanno già pronte. Hanno pronte le meccaniche, i Le carte nomi, in generale, cioè le nel gene in senso generale quasi hanno tutte le tutto, ma carte. non è ancora ben, non è perfettamente inserito, cioè non è che hanno i pacchettini già fatti. Anche perché, per esempio, gli artisti. Molti artisti hanno la commissione e attendono 1, 2, 3 anni prima. Esatto. Cioè, una cosa che mi è sembrata, cioè, che è stata ridicola è aver scoperto che avete presente la Thalia promo che è qua appesa, quindi Ok, non ve la posso adesso vedere. posso farla vedere. Sì, questa la Thalia promo che era stata Questa questa, qua. quando l'auto che è uscita l'anno scorso. Sì. Praticamente l'autore l'ha dipinta, cioè l'ha dipinta quando si era rotto la mano, che è una cosa che è successa 3 anni fa, una cosa così. Esatto, sì. Sì, perché girava col timbro della mano Sì, rotta e invece di fare le matematica firme, aveva aveva il il timbro, timbro. perché non poteva in quel periodo. No, firmava, ma timbrava anche in Ah, alcune perché giusto. Ah, era ovviamente. Broken Hand Edition. Esatto, Ah, era la Broken giusto. Hand perché si era rotto il tipo metatarso, quindi non riusciva a fare perfettamente tutto. E altri artisti si lamentano perché non possono far vedere le loro opere a una per la. Fin tanto che non esce Cioè, effettivamente o quando ho l'art scoperto che, o la tipo, carta. giochiamo Duel Deck, scusa, Duel of the Ah, Planeswalker, ok. era uscito quello di Origins. Era Sì. uscita l'art su Liliana, presa l'art, pubblicata velocemente, l'artista scopre che è stata pubblicata, tira un sospiro di sollievo e la pubblica in HD dicendo: Esatto. Wow, l'hanno Finalmente. finalmente! Perché l'avevo trovata su Tumblr e lui non aveva visto su Tumblr e quindi era tutto felice perché poteva far vedere una cosa che altrimenti non avrebbe potuto far vedere. Quindi sì, sono pronte molto prima,
soprattutto commissionate con i nomi, con le idee. L'ultima cosa che tu sia i nomi, i flavor test che Sì, mettono. esatto. Ma non hanno, cioè possono fare dei leggeri cambiamenti ora alle prossime 2 o 3 Sì, edizioni. esatto. Diciamo le prossime espansioni probabilmente c'erano già praticamente definitiva. E magari Hours of Devastation non è ancora andata in stampa e magari aspettano addirittura probabilmente come va Amonkhet. Per avere anche un'idea di quantità. Esatto, e anche molto probabilmente secondo me si tengono alcuni slot più modificabili, tipo di ristampe o di carte generiche che magari riescono anche ad adattare in base a come va il meta del T2, perché alla fine è per quello che sono pensate le ultime edizioni. E quindi che ne so, oh mio Dio, cioè questa creatura che è super forte, ok, abbiamo questo slot libero di ristampa, facciamo una ristampa Sì, che sia sì, sì. forte contro la cosa, così si sistema il meta o si cambia il meta. Ma onestà, non è strano che ad oggi abbiano solo mezzo spoiler. Hanno limitato gli spoiler nelle ultime edizioni. C'era No, stato. perché prima facevano un cattivo lavoro di riservatezza delle informazioni e quindi gente a caso riusciva a prendere immagini e a pubblicarle su internet. Mentre adesso hanno deciso che sono molto più controllati. L'idea di EMN ereditata da Ravnica, infatti come avevano finito il primo Sì, Innistrad. le idee c'erano, ma il problema non è le idee, perché lo spoiler non nasce dall'idea, non nasce neanche dalla carta, cioè che loro si inventano con i bigliettini, nasce dalla carta realmente stampata. Quindi se ci riferiamo a idee, loro sono avanti di 3, 4, 5 Sì. blocchi. Se ci riferiamo all'effettivo lavoro di compravendita dell'art, Sì. di meccanica con già Che il nome meccaniche vero. fare, che Viene sinergie, fare, penso che eccetera. sia Anche un lavoro di 1 o 2 blocchi. perché se non sbaglio parte Cioè, se gli un posso. anno prima partono i creativi a pensare alla storia Più e che ai altro l'idea è piani. anche questa. Non puoi andare avanti di 6 blocchi in 6 blocchi se poi ti accorgi che una meccanica fa schifo e tu a un certo punto hai fatto qualcosa di simile. Esatto. Quindi sì, hanno in cantiere le cose di anni in anni, però. Come arrivano alla fine, alla soluzione, quindi è credo 1 o 2 anni prima al massimo, perché ovviamente. Ciao, devadide, devadite. Ovviamente è una questione molto, cioè comunque elastica, perché un prodotto deve essere vendibile. Se ti accorgi che in un'edizione precedente una cosa non è andata bene, per esempio, loro avrebbero, penso che pensassero ad Amonkhet già da Theros. Si sono accorti dei difetti di Theros. Tutto bene, grazie. Si sono accorti ovviamente di alcuni difetti di Theros che ovviamente nella giocabilità e non proporranno qualcosa di simile perché non hanno venduto Esatto. alcune cose. Stiamo pensando di domande e di idee. No, no, È giusto così. è più un'idea, cioè nel senso io non so dal punto di vista dei creativi e dal punto di vista di altre cose, delle meccaniche. Ma mi ritrovo molto spesso, e poi sì, esatto, ti Esatto, perché si sono sbagliati, giustamente. penso più dal punto di vista delle art, perché seguendo molti artisti a volte si lamentano perché non possono fare certe E cose. comunque, tornando alla domanda di Francesco, ci sono meno spoiler perché adesso riescono a controllarli un po' di più, a quanto pare, e gli spoiler ufficiali dovrebbero iniziare ad aprile. Aspetta, che vado il calendario, perché loro fanno sempre 2 settimane di spoiler in modo che il venerdì prima del pre-release ci sia già tutto il set. Quindi il pre-release di Amonkhet è il 21, cioè 22 in realtà. Quindi il 14 devono avere già lo spoiler completo del set. Quindi gli spoiler ufficiali di Amonkhet iniziano il 3 di aprile. E da lì 2 settimane, poi una settimana di pausa e il 21, cioè insomma, no, di pausa perché poi la settimana dopo è già la settimana del pre-release. E poi il 28 il release. E poi escono i mazzipiedini infinite T2. E quello effettivamente no, io non ci credo mai che non l'abbiano vista la combo di Saili col gatto. Secondo me l'hanno messa dentro apposta per vedere
Come reagire anche. Secondo me come prova per loro stessi, per dire, vediamo se riusciamo a gestirla No, e effettivamente. banniamo. Ma le storie quando riprenderanno? Non me lo ricordo, l'avevano detto, dovrebbero iniziare, Allora, in secondo me se teoria non la... questa settimana deve uscire una storia legata a Mother Master. Questa è la prossima settimana. Avevano detto Penso che questa, perché la prossima è già troppo avanti. questa, poi 2 settimane, se non sbaglio, 2 o 3 e partono. Beh, se gli spoiler iniziano il 3 di aprile, sicuramente il 5 c'è una storia. E secondo me fanno una... Ah no, sai che adesso fanno anche il lunedì la Sì, storia. la prima storia sarà lunedì, come al Il solito. lunedì del 3 probabilmente, allora. E forse di mezzo faranno un'altra storia, boh, legata a qualcos'altro. Le arti promo di Maestria di Saini, c'era lei che forgiava un gatto, altro che non lo sai, Sì, infatti. Ma hanno cioè. chiesto scusa dopo dicendo che hanno sbagliato a stampare quel gatto. A proposito, ma la piega beautiful che hanno preso le storie. Allora, l'idea delle stories dovrebbe essere, cioè, quando hanno tirato fuori Origins, avevano dato una motivazione un po' stile Avengers, nel senso, i personaggi devono sembrare realistici, quindi avere tutti i pro e i contro, i difetti, i pregi, le emozioni che ogni persona potrebbe avere. E quindi si è creato questo gruppo relativamente affiatato in cui ci sono delle love story, in cui ci sono degli inciuci, in cui c'è dell'amicizia, che ovviamente io mi sono accorta leggendo in giro che stanno un po' stufando, però l'idea è fare un gruppo che porta avanti e che quindi crea una coesione sia tra i personaggi, sia tra chi gioca, perché i giocatori si affezionano comunque ai personaggi che trovano e quindi va avanti e permette anche di andare avanti nella storia, è un'idea abbastanza intelligente. È ovvio che secondo me d'ora in poi, dopo Amonkhet, perché ormai li hanno portati quasi tutti su Amonkhet, secondo me dovrebbero suddividersi, che tipo in un piano magari Jace se ne sta a casa a fare il suo lavoro, dato che comunque il patto delle gilde vivente, e so che mi stai ascoltando. Sì. Sì, dovrebbe rimanere a casa a fare il suo lavoro, magari, non lo so, se vanno su Teros ci andranno, sì, in teoria sì, magari va solo Gideon e va solo un'altra cosa. Dai, che ora balla si mangia un paio di planes. E quindi con Sorin e Nahiri ci pensiamo tra un attimo. Chi? Beh, l'ultima cosa che sappiamo è che Sorin... No, no, cosa, che Mi è fine hanno rinfrescata che... fatto? Sorin è È entrato nella incastrato pietra. in un tocco di pietra su Innistrad e Nahiri è andata via credendo che Emrakul stia distruggendo completamente Innistrad. Innistrad. E quindi l'idea secondo me sarebbe tipo, ok, in questo piano è necessario che ci siano questi due planeswalker, o sono collegati a questi due planeswalker, allora vanno loro due. Tipo ovviamente su Amonkhet è Sì. fondamentale Anch'io Liliana, perché c'è un demone di Liliana. Gideon. rivoglio Tybalt, deve tornare Tybalt. Non vorrei che facciano... Sì, prima o poi la faranno la Civil War dei Da una parte Planeswalkers. abbiamo. Boh, no, in realtà no, dobbiamo aspettare ancora qualcun Sì, altro. adesso aspettiamo che si Che poi rinfoltiscano i si unano. ranghi e poi tutti quelli allineati. Grixis da una parte perché hanno il nero come centrale e tutti gli altri Sì. dall'altra. E quindi, cioè, suppongo che adesso ci siano stati Zendikar dove erano necessari, Innistrad dove ovviamente dovevano mettere Liliana, Kaladesh per chiudere la storia di Chandra. Chandra, e per aprire ad Amonkhet inserendo Tezzeret. Ora dopo Amonkhet o con Amonkhet magari vedremo non la presenza di tutti, perché personalmente dico, cioè, cosa servono tutti quanti? È vero, vai contro Bolas, ma magari inserisci i personaggi nella storia senza inserire tutte le carte Planeswalker. No, beh, ma Perché? quello lo fanno sempre. L'hanno già Beh, sì, detto. però magari molto, ancora molto meno. Perché, tipo, adesso che okay, hanno ristampato un'altra Liliana, un'altra Nyssa e un altro Gideon. Gideon, poi basta, amo basta, cioè. Comunque, Insomma. Gianni hanno forzato troppo. No, Ajani è No, Gianni perfetto è il perché. paladino della giustizia. È Gideon, ma Col peloso. pelo e fa le fuse.
La bestia, lui è la mia Non lo so, bestiaccia. ok. Non Comunque, sì, ho no, avuto il gli don. piacere. A Gli... Jaina lo vedo più come un solitario, soprattutto dopo la morte di Ma Elspeth. secondo me cerca appunto di trovare qualcun altro, perché se si incontra. Cioè, Ajani ha un secondo gruppo di guardiani, che in realtà Esatto. sono Narset e Tamiyo. Con noi avevamo quattro Nissa. Dal Voice of Sì, Zendikar, le due di Kaladesh Kaladesh e e quella di questa. Namor. Per poco. Poi a Lo so settembre va via. che hai gli incubi di Nissa. E ovviamente sì, Ajani secondo me invece è proprio perfetto, anche perché lui, avendo lasciato alle spalle Tamiyo e Narset, e essendosi lasciato, cioè cercando qualcosa per portare avanti l'idea di Elspeth della giustizia, i guardiani sono quel qualcosa che Sì. Il può riempire il suo vuoto. vuoto. Ok, facciamo velocemente le storie. Sono già le 10. Diciamo Ok, possiamo, cioè le facciamo perché, quindi leggo solo il primo pezzetto. per Cioè, noi avere a che fare con altri dei. Ah, quello sì, è vero. sì, Il secondo fatto me di lui lui. è perfetto Lui se, no, secondo perché me lui non torna. No, sì, torna perché è impavido, perché è coraggioso. dove è su Su Teros? Teros. No, tornerà perché ha lasciato un conto sospeso. Con Erebus. E quindi deve tornare. Perché non è bianco, non Sì, può esatto. lasciarlo. Bene, quindi Allora, in teoria siamo all'ultima adesso parte. dovevamo fare una cosa abbastanza veloce, cioè doveva essere un po' meno veloce, Un ma po' sarà meno molto veloce, sarà veloce. molto più veloce. Partiamo Allora, con uno slideshow. Watcha. l'idea era di presentare un attimo quelli che erano i planeswalker dei Commander 2014, in particolare. Per una questione di alcuni sono all'interno della trama e quindi sono importanti, alcuni sono Esatto. sconosciuti. E iniziamo con Nairi. Nairi è una Cor, Nairi viene da Basta che non diventi un nuovo campione. degli dei. Ah. Nairi è una Cor, Nairi è una litomante e viene da Zendikar, come sappiamo. Diventò Planeswalker. Campioni degli dei bianchi muoiono, Sì. uccisi dallo stesso dio Ecco. bianco, di È una solito. planeswalker specializzata nella tecnica della forgia pietra ed era conosciuta nei tempi antichi come litomante. Nel momento in cui diventa planeswalker, incontra il planeswalker Sorin Markov, che gli spiega con la grazia e la finezza che lo contraddistinguono, che non è più mor una, un mortale, ma è un corpo che è una proiezione della sua mente. E la forgia, perdonami, la forgia per diventare la guardiana di Zendikar e per prendere, tra virgolette, le redini della situazione, perché lui sta già combattendo contro la minaccia del Drazi. In L'arte è sbagliata. che senso è sbagliata? È l'arte dei Nairi, la litomante, e quindi è l'arte È corretta. quella della Commander Mano Bianco, quando era Cioè, che ancora poi Mano sei Bianca. bruttina non è colpa mia. Allora, nel periodo in cui hanno iniziato questa lotta contro gli Eldrazi, si sono viste le divergenze tra i due planeswalker, che si condividono il bianco, ma lei è molto più bianca e lui è molto più nero. Perché nel momento in cui lei difendeva i profughi, cercava di salvarli e voleva infondere loro la speranza, lui diceva: sì, ma il problema è più grande, noi dobbiamo sconfiggere. Nella storia lei crea la spada in un altro piano Sì, mentre gli stanno dietro di Zendikar. un attimo. La spada sì, la crea in un altro piano, ma se la porta in giro, perché in un piano da senza nome che verrà distrutto poco dopo, per dare della speranza a una ragazza di nome Liam, lei le chiede se sa combattere, ma lei è disarmata. In quel momento Nairi ritrova quella man antica magia, che è la magia dei litomanti, e forgia questa spada. Nel momento in cui il piano viene distrutto e loro possono comunque fuggire perché sono planeswalker, afferra questa spada con una promessa, cioè si vergogna brutalmente, ma si maledisse in silenzio e fugge. Nel momento in cui si incontra contro Ugin per tornare a parlare di Tharkir, si ritrova a essere Tu dimmi quando cambierai costretta, vai l'immagine perché pure, non lo so. sì,
perché c'entra proprio questo. Si ritrova a essere costretta a sacrificare Zendikar. Quando si ritrovano, Sorin e lei si rendono conto, Yugi gli spiega che quelli che hanno combattuto erano solo progenie. Gli unici Eldrazi da fermare sono solo tre. Sono Ulamog, Emrakul e Kozilek, Che li vediamo che li qua vediamo qua, già al Museo delle bloccati. Cere di Zendikar. Perché praticamente tramite un'intricata rete di Edri che ci ha messo Nahiri a costruire 40 anni e rune rinforzate con rune draconiche, con base l'occhio di Ugin, i Planeswalker, sì, Planeswalker, gli Eldrazi sono stati bloccati dai tre Planeswalker. Però nel momento in cui c'è questo, c'è un piccolo diverbio, perché lei non si è resa conto fino a quel momento che non era stata scelta a caso. La sua capacità di creare gli edri, cioè quindi di plasmarli, prima ovviamente di infondergli la magia, il fatto che Zendikar fosse poco abitata ma ricca di mana, era il luogo adatto per creare una prigione per questi Eldrazi, perché come sappiamo sia Tarkir che Innistrad sono sì ricchi di mana, anche se forse non bilanciatissimo, ma sono molto abitati. Aspetta, sbaglio, vengono venerati come dei? Esatto, Sì, perché sì, passa tantissimo tantissimo tempo tempo. dal loro imprigionamento a effettivamente il loro Cioè, risveglio. nel momento in Cioè, cui... si è distorta essenzialmente, cioè col passare dei millenni la storia è stata ribaltata Data. dal fatto che loro non, erano loro gli dei che hanno salvato il piano, e in realtà erano i distruttori. Quindi praticamente loro sono bloccati su Akkum ed è per questo che... Quella parte di Zendikar ogni tanto spesso trema perché è come se volesse rigettarli dalla terra, lo sentono come un corpo estraneo. Però Nahiri per un periodo rimane fuori da quella che era la sua stasi, che poi anche lei è diventata pietra per un periodo, tra Esatto. virgolette, e lì ha cominciato a girare per il mondo, a conoscere gli altri core, a insegnare la litomanzia. Ecco perché la mistica forgia pietre è identica. Esatto. Cioè, c'è un punto bellissimo che ora vi leggo direttamente perché è stupendo. Akkum tremava e sussultava, ancora nelle vicinanze della loro prigione, come se stesse cercando di sputarli fuori. Nahiri pensò che se lei se ne fosse andata, come avrebbe potuto essere sicura che il suo mondo ne sarebbe rimasto sicuro? No, mondo sarebbe rimasto al sicuro e così scelse di restare. Nei primi secoli che trascorsero per lei, Nahiri visse davvero insieme al suo popolo Kor. Aveva coccolato bambini, pianto ai funerali, riso durante le cene sontuose e si era innamorata due volte. Insegnò la litomanzia a una lunga serie di discepoli e mostrò loro come utilizzare la roccia e il metallo in essa contenuti per plasmare oggetti e armi. Addestrò i Kor a sorvegliare la prigione degli Eldrazi e guidò molti di loro nei lunghi pellegrinaggi su tutto il piano, dove mostrò loro il punto chiave della forza della rete di Edri e insegnò ai forgiatori di pietre come verificarne la resistenza delle pareti della prigione. In modo ovviamente, fermo un attimo, lei insegna come mantenere questa situazione. E quindi loro diventano delle divinità e lei la guida, la profetessa, prima che decise di tornare nell'occhio di Ugin e rimanere lì. Ovviamente prima presa in considerazione l'idea di Di se contattare aspetta, i Kor Sorin. sono immortali? No, dovrebbero No. avere la vita più o meno di un umano, È solo Nahiri. che Nahiri, essendo una planeswalker prima Del del Mending. Mending, e essendo quindi pura umana, è immortale fino ad adesso, essenzialmente. Sì. Perché dopo il Non credo, Mending. se lei ha subito il Mending mentre era in pietra, non, il Mending non l'ha toccata. Ah sì? Temo proprio di Quello sì. non lo so. Perché ovviamente lei, prima dei fatti di Shadow of Innistrad e Eldritch Moon, è rimasta chiusa all'interno dell'occhio di Ugin, addormentata, ed si è svegliata. Ecco perché si è svegliata incazzata. Perché si è svegliata si era addormentata con la promessa che i due sarebbero accorsi nel momento in cui Zendikar avrebbe avuto bisogno di loro e Ugin era morto, per quello che lei poteva saperne, perché questo avviene prima di Sì, Khans of Tarkir, esatto. e Sorin
se n'era andato e lei si sveglia con gli eldrazi che vanno in giro per il piano. Cioè, credo che mi No, faccia. Sorin aveva, con la creazione di Avacyn, aveva chiuso Sì, ma Innistrad nel da senso. qualsiasi cosa extraplanare, Cioè, quindi non so. aveva neanche ricevuto il Appunto. messaggio. Però comunque si è sentita abbandonata, quindi è vero, era un po', cioè si è svegliata con la luna storta, però da un lato c'erano dei, cioè comunque dei pregressi che potevano far comprendere la rabbia della Planeswalker. E quindi qui chiudiamo, vai avanti, perché qui Ok. c'è Nairi che plasma altre cose su Su Innistrad. Innistrad che fai i criptoliti, E l'ultima, chiama. ok, è l'ultima, è la nostra, l'ultima Nairi che si porta al passo la Distrugge spada e distrugge il il maniero maniero dei Markov. Markov. Quindi questo è breve, essendo stata lei è lì conosciuta come la litomante, quindi l'idea è quella Aspetta, la antica. Wizard Podura, sapete se in passato ci hanno mai pensato? No, serie TV no, però hanno annunciato Un 2 anni film. fa che avevano iniziato a lavorare ad un film con la Warner Bros. E dato che è 2 anni fa, io spero che presto ci siano informazioni in più. Anche perché non hanno detto nient'altro, hanno solo detto stiamo scrivendo la sceneggiatura per un film con la Warner Bros. Ed è un comunicato ufficiale, non sono voci. Cioè, stanno davvero lavorando un film da 1 anno e mezzo barra 2 anni con la Warner Bros. E internet lo abbandona, ancora. Ma è l'orario, è una certa ora. Domanda off topic. Siete i figli di Bob Ross, vero? No. Chi è Bob Ross? Chi è Bob Ross? Cerchiamolo. L'ho già sentito come nome. Ciao Grido, ritenta. Sarai più Sarei fortunato. più fortunato. Bob Ross. Allora, intanto io vorrei andare tipo avanti. Ma Bob Ross è. Ah no, Magic Bob Ross. Cioè, sì, l'avevo visto allora nelle art e nelle meravigliose immagini. Ma Bob Ross è questo qui? Tengo. È quel pittore strano? Allora adesso vediamo se ci ha risposto. Basta che non si reinventano storie e personaggi. No, No, hanno secondo ragione. me riprendono. O vanno avanti nella storia anche col film, quindi è un complemento a tutto quello che già stanno facendo. Oppure secondo me andrebbero sul sicuro a fare qualche storia di Dominaria o comunque rifare qualche cosa già vista. Sì, ma col fine rischi di cannarlo con la serie TV per aggiustare il tiro a seconda degli ascolti. Sì, ma stavano pensando al film, quindi c'è poco da fare. Messaggio Ma il tossica. film, È più in secondo realtà. me, se pensano di fare il prodotto come un extra per la storia che sta venendo raccontata. Bob Ross è un dio azteco vissuto nel secolo scorso, altro che pittore. Ah, ok. Ok, Teferi. Andiamo Sì. avanti. Comunque la cosa del film è proprio già stata confermata quando abbiamo detto 2 anni, 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, che c'era già il lavoro, la sceneggiatura. Quindi adesso io aspetto il trailer a sto punto, dato che è Sì. passato tutto sto tempo. Allora, parliamo di Teferi. L'altra volta abbiamo già Teferi. introdotto il personaggio di Teferi parlando di Joyra, perché le loro due storie sono molto legate, quindi sarà una cosa abbastanza breve. Ovviamente anche lui è originario di Dominaria, è nato a Zalpir e fin da bambino si distinse come prodigio nel campo della magia, in particolare della magia temporale. Studiò all'Accademia di Tolaria, dove il Planeswalker Urza stava educando giovani maghi di talento per combattere il raccapricciante impero meccanico di Phyrexia. Quindi Pensare più l'idea. a una serie TV perché sarebbe un peccato narrare solo una piccolissima parte del mondo di me. Ma secondo me loro invece stanno pensando a una saga di film. Così Tipo ad Avengers. occhio. Teferi, esatto, il tuo, Teferi! tutto per te. Teferi quando era giovane, oltre ad essere molto amante della magia temporale, era anche amante degli scherzi, per questo all'inizio non piaceva Una serie proprio TV è a possibilità per nessuno. inserire maggiori personaggi e narrare più piani. Anche con più film.
Quando Phyrexia, vai avanti. Quando Phyrexia attaccò l'Accademia di Tolaria, Teferi rimase intrappolato per due decadi in una bolla che rallentava il tempo. Quindi rischiò la vita all'interno della bolla e Joyra lo salvò. E quindi anche lui rimase fuori sincronia nel tempo e questo lo fece molto soffrire perché provate a pensare di essere stati rallentati per anni e poi ritornare al vostro tempo, forse la situazione non è la più semplice. Ovviamente dopo essere stato liberato dalla bolla aiutò Urza nel preparare le battaglie contro Phyrexia e nonostante la preoccupazione per le varie decisioni di Urza, Teferi agì contro Urza in un certo modo, come avevamo detto l'altra volta, insieme a Joyra cercò di salvare Zalfir e Shiv, anche se Urza non era completamente d'accordo. Dopo la guerra, tornò in patria, divenne un mago regale, si dedicò alla protezione di Zalfir, alla ricerca ovviamente di un'intesa tra le varie regioni di Dominaria, perché ovviamente non era tutta rose e fiori, cioè oltre a Phyrexia c'erano anche le guerre intestine. Fondò delle gilde per condurre il paese alla prosperità e per mantenere una stabilità, mentre però continuava le sue ricerche sulle anomalie temporali. Queste ricerche sulle anomalie temporali le compì su un'isola remota, ma ovviamente scoprì tipo che avrebbe potuto rimuovere l'intera isola con i suoi abitanti del tempo, fece degli esperimenti che però portarono a una frattura del tempo. Portarono alla frattura temporale perché giocare col tempo crea sempre dei disastri. Mai giocare col Mai tempo. giocare col tempo. Ditelo ai Tuttavia, vostri bambini. tale magia quindi si rivelò instabile e Teferi per un periodo scomparse insieme all'isola per centinaia di anni. Quando le forze di Phyrexia lanciarono un ennesimo attacco contro Dominaria, Urza ovviamente cercò l'aiuto di Teferi. Vai pure avanti, perché abbiamo Urza e Teferi che combattono Phyrexia. Per contrastare il terribile esercito di Yawgmoth, ma Teferi conosceva Urza abbastanza bene da capire che sarebbe diventato soltanto una mera pedina nel suo arsenale. Invece di unirsi alla guerra, quindi Teferi rimase in questa parte della guerra fuori e ritornò e aveva ovviamente imparò che dai suoi fallimenti precedenti. E cercò di proteggere il suo piano e soprattutto la sua regione da altri attacchi. E qui c'è stato il momento in cui gli è rimasto Ok. effettivamente dal tempo. Vai avanti, perché ovviamente teniamoci questa bella immagine. Ovviamente dopo molto tempo, quando Teferi si ritornò, beh, 3 secoli dopo, quindi dopo molto tempo, Teferi ritornò su Dominaria per vedere com'erano le condizioni di Zalfir e nonostante la minaccia rappresentata da Phyrexia fosse sparita da tempo, scoprì che il piano, o meglio l'intero multiverso, era in pericolo a causa di questi squarci temporali e lui poté, come abbiamo detto, porre rimedio. Perché in un caso la disperata ricerca quindi del rimedio sacrificò se stesso per La chiudere scintilla. e la sua scintilla. Maledetto Teferi, un mio amico, un commander con lui che è davvero Sì. forte. Cioè, tipo, rendiamoci conto che alla disperata ricerca di un modo di porre rimedio, Teferi chiese aiuto ad altri planeswalker, tra cui Freyalize, Venser e Nicol Bolas. Ecco. Giusto per sigillare gli squarci. Ottenendo un successo parziale perché Teferi sacrificò la sua scintilla usando l'energia per ottenere o per chiudere una parte della frattura e Dominaria sopravvisse, però la sfortuna vuole che Zalfir fu risucchiata all'interno del tempo, mentre Teferi ritornò un semplice mortale per quanto mago potente. Direi che andiamo avanti perché altrimenti non finiamo più. Perché c'è Obnixilis del giuramento nero. Quindi per Teferi ci sono un sacco di informazioni davvero belle, andatevele a leggere, ma c'era tutta questa pagina. Abbiamo il nostro Obnixilis prima che diventasse un demone. Allora, Obnixilis chi era prima che diventasse Com'è? un Esatto, com'è demone? che è diventato Prima di demone? diventare Planeswalker e prima quindi di Scusa. diventare anche demone, Obnixilis era il comandante di un esercito in un piano senza nome.
Questo piano aveva avuto una crisi secoli prima, Bestia di Satan. la crisi e quindi l'estinzione di una civiltà chiamata Kyochani a causa del settimo cataclisma. Quindi l'idea era che ci fosse ogni tot un cataclisma che ripuliva il Ok. piano o almeno parzialmente il Il piano, piano delle vratte. più o meno, per poi ricominciare da capo. Obnixilis aveva studiato moltissimo la storia del suo piano ed era un abile stratega. Quindi a un certo punto si ritrovò a muovere, visto che era in costante lotta, muovere una guerra contro un certo Raximar e a uccidere questo Raximar. L'idea è che però questa uccisione, visto che Raximar voleva la pace, ma invece Obnixilis non voleva la pace, voleva la conquista, fosse iniziata il piano 15 anni prima, più o meno. Perché, ora devo solo girare nell'ordine giusto i fogli, perché aveva castato un incantesimo sui più fedeli collaboratori di questo Raximar tipo 15 anni prima. Quando mi piaceva quella parte della storia, quando stava logorando i Power Rangers a Zendik, mi diventa tanto quando chiamava Chanda piccola candela. In questo modo lui riuscì a uccidere questo comandante, e il suo piano era: ho chiuso in un'aura di silenzio, in una stanza di silenzio, io, il comandante e i suoi più stretti collaboratori. Dirò che i collaboratori si sono uccisi o sono morti o li uccisi successivamente, ma che io non ucciderò Raximar così a caso. Ma sarà un duello, per cui vincendo il duello io otterrò il suo potere. L'idea era quella. Ovviamente, non so, forse guardandoli in faccia i suoi collaboratori si sono resi conto che forse stava mentendo. Per cui le sue truppe fuggirono insieme a lui e rimasero sempre vivi solamente lui e due suoi stretti collaboratori. E qui inizia la parte del giuramento nero. Perché il trio si rifugiò in una caverna e mentre i suoi uomini ovviamente discutevano sul da farsi, perché il grande esercito era rimasto in tre, dovevano ovviamente trovare una soluzione, Omnixil scoprì una camera nascosta di evocazione di questi Kyochani e decifrò tutto quello che c'era scritto sopra e comprese che era un rituale di evocazione. Per questo rituale serviva a riempire due bacini di sangue e lui aveva due vittime sacrificali. Quindi uccise I suoi due. Ho risposto a tutte le storie precedenti a Tarkir. In inglese ci sono tutte sul sito della Wizard, Bisogna solo spulciare altrimenti. gli archivi. E in italiano invece io adesso mi sto prodigando nel trovare qualche storia interessante e tradurla. Comunque penso si sia capito che i guardiani non mi stanno simpatici. No, no, credevamo. Io avevo capito che avevi i loro poster in camera. Ovviamente, scusate, lui attivò questo Rituale. rituale e uccise i suoi uomini. Compì il rituale, sentì una entità di potere nella sua mente andare a cercare quelli che erano i suoi desideri. Il suo vero desiderio non era solo quello di conquistare, ma di eliminare qualunque, di mettere fine al mondo. Quindi in un attimo ogni essere vivente crollò a terra morto. Punto. Cioè, l'entità era talmente potente che ha ucciso, sterminato l'intero piano in un istante. Ovviamente, Niklis vagò solo per il suo piano per giorni e giorni. Il decimo giorno notò che una creatura, cosa strana perché erano tutti morti, lo stava inseguendo. Durante la notte, mentre si riscaldava accanto al fuoco, si avvicinò a lui assumendo una forma identica alla sua in ogni minimo dettaglio. Quindi non era una Non c'ho nulla creatura. sul singolo, non mi va genio sta storia che fanno insieme i paladini della giustizia. Ovviamente, non era un'entità, cioè non era un'altra creatura, era quella forza, quell'entità che aveva ucciso, che aveva raso al suolo tutto il mondo. Perché? C'era un motivo.
perché l'essere si congratulò con lui per aver portato la pace nel mondo. La pace nel mondo era l'ottavo e ultimo cataclisma che Umnixilis aveva portato, quindi non ci sarebbero state più guerre. E tutte le guerre precedenti servivano a portare quel risultato. L'essere rispose che quindi i mondi sono dei giocattoli che si rompono, si smontano, e che ci sono esseri superiori che li hanno creati per offrire e per offrirli e per creare, per distruggere, e c'è sempre un prezzo da pagare per romperli o aggiustarli. E Onyxilis ovviamente sorrise, beve la sua salute, e però scoprì di essere solo, completamente solo, e questo lo distrusse perché non aveva più niente, nulla, non c'erano lotte, non c'era ambizione, non poteva esserci nulla. E questo momento, in questo istante in cui tutto divenne scuro, lui accese la sua scintilla. Cioè, lui è l'unico planeswalker che non ha rischiato la vita per avere la scintilla, ma è stata la disperazione di non avere più nulla. A quel punto, il giovane planeswalker, giovane, cioè l'umano planeswalker, inizia la sua guerra, la sua conquista, viaggia di piano in piano per conquistarlo. Il problema è che si ritrova a un certo punto a voler conquistare qualcosa di inconquistabile, cioè il velo di catena. Quindi si presenta, sentì parlare di questo velo, voleva questo manufatto perché è potente, però comprese un errore, cioè comprese troppo tardi, il suo errore di valutazione. Era un'arma un po' troppo forte, per cui divenne. Oh, così. Praticamente il velo lo maledisse e lo trasformò in un demone. Maledetto, divenne un demone, ma rimase comunque un planeswalker, rimase comunque potente. Il problema è che, arrivato su Zendikar, perché ovviamente è attirato dalla potenza di quel mana, fa l'incontro con l'amica Nairi che gli. Se ci togliamo noi si vede, altrimenti non si Ah, vede. aspetta. Faccio. No! Ho Destra, di sbagliato. là, Un di là, attimo, un puoi attimo, un attimo. spostarla. Comunque, No, ci gli. spostiamo noi. Esatto, quello che il nostro Onyxis ha in fronte è un edro. Questo edro lo ha reso, gli ha fatto perdere le ali, lo ha reso debole, cosa che Onyxis non gli è No. piaciuto, e lo ha incatenato al piano di Zendikar perché non può più muoversi, è debole. Il fatto che Nairi gli ha fatto un favore perché la sua vita è infinita, è praticamente immortale, però questa cosa Tornano su. dell'edro lo ha reso comunque senziente e senza perdere il senno, come invece vedeva i vampiri che vivevano in eternità e diventavano pazzi. Il nostro Onyxis rimane comunque la sua Sano. mente, sano di mente, la cosa, e quindi può rimuginare e scoprire, trovare soluzioni a questo suo problema. Le soluzioni sono incontrare Planeswalker, scoprire sempre cose nuove sugli altri mondi, studiare gli edri, scoprire che l'edro ha una magia potente dentro che permette anche a lui di essere potente. Quindi, ricercando col passare del tempo, ovviamente l'edro da solo minaccia. Diventa anche un mezzo Una per studiare, risorsa. una risorsa. Però il problema è che lui non è più planeswalker e a questo a lui non piace. Vai avanti. A un certo punto, finalmente, dopo aver incontrato vari planeswalker, aver scoperto sempre più informazioni, incontra e si libera dai vincoli tramite Jace, che deve rubare il suo edro. Però non si rende conto che tirando via l'edro a Omnixilis, Omnixilis torna planeswalker. E ruba l'edo perché? E per C'è scusa, no, scritto. Ah, non te lo non me lo dice. dice. Perché lo cerca di usare con Garruk per Esatto, cercare di perché liberare Garruk perché è stato toccato dalla stessa maledizione del velo di catena. Omnixilis tramite l'edro è stato liberato dalla maledizione, cioè mantiene la forma di demone, però non è più maledetto dal velo di Però catena. non ha comunque la scintilla. In Eh sì, che adesso questo caso, ce l'ha. no, l'ha presa. In Battle for Zendikar, in Sì, questo in questo momento, questo di cui momento stiamo no, ed è parlando, liberato dai vincoli, appena no. liberato, non ha, no, comunque non era ancora Planeswalker, non era tornato ancora Planeswalker. Ovviamente cade privo di sensi, poi si riprende e Omnixilis si alza più potente di prima, le ali si rigenerano
E la rimozione del velo lo aveva liberato da quei vincoli e quindi ritorna ad avere il potere. Perché in realtà non perde in sé la No, scintilla. era spenta. Si era spenta, si era Non poteva assopita. più. Non poteva più viaggiare tra Esatto, i vai pure piani. avanti. In questa scena si vede quanto amore prova per Ikor, perché ovviamente gli ricordano Nairi. E quindi lui va in giro ad ammazzare un po' di gente, ma ammazzare Ikor. Va e un paio di altre immagini del nostro nuovo Qui è playthrough più interpreto. bellino Questa è rispetto la che più prima, bellina. perché ha l'armatura, un po' di Sì, e armatura. E poi c'è l'ultima. poi c'è quella che tutti conosciamo, della fiamma Esatto, rinnovata, la fiamma che è rinnovata. la sarebbe reignited, che quindi che è la scintilla Scintilla. che si innesca, sarebbe reinnescato, perché Perché la scintilla è ovviamente ritornata. la magia era era talmente indebolita che non poteva più viaggiare, quindi non è che la perse completamente, ma si assopì. Quando la magia ritornò potente come prima, poté ovviamente riprese le ali come da buon demone e Esatto. riprese anche la scintilla. E andiamo avanti. Daretti, Andiamo avanti perché c'è il nostro amico Daretti. Allora, Daretti un altro mio è comando. il suo, sì, il suo Che preferito. bello. Allora, vuoi fare tu la storia di Cosa? Daretti? Perché beh, non c'è tanto da dire in realtà. Allora, Daretti Daretti è nasce. originario di Fiora, perché è stato, non mi ricordo, era già uscita Conspiracy, sì, era già uscita Sì. Conspiracy quando è uscito questo, e hanno deciso di dire, ma su Conspiracy non c'è solo Duck Faden, c'è anche un altro Planeswalker, più improbabile, perché Perché? è il primo Goblin Esatto. Planeswalker che si vede. Daretti era, in realtà è un Goblin, ma molto più intelligente del Goblin medio. Sì. Perché era un maestro dell'Accademia Della città alta di di Paliano. Paliano. L'Accademia riuniva tutti gli studiosi più eminenti e diciamo era proprio il fulcro della tecnologia. Infatti lui, come potete vedere, è un ottimo artefice. Ma perché ha tutta questa cosa? Perché non ha le gambe, essenzialmente? Perché durante un esperimento di un Perché nuovo mi metto a pensare marchingegno. a Conspiracy come, cioè a Fiora come un posto dove l'omicidio sia il modo migliore per risolvere un problema, ma ci siano macchinazioni dietro. Quindi l'idea è guardare Daretti e dire ok, il suo esperimento è andato male perché qualcuno dietro voleva che andasse male. No, in questo caso è pura sfortuna. Perché ha fatto male dei calcoli, praticamente gli è esploso addosso un dispositivo, adesso non mi Sì. ricordo di cosa No, non... di esatto, e praticamente questa esplosione Creazione, ha innescato una celebre una creazione. creazione. L'esplosione, questo fallimento alla fine, ha innescato la sua scintilla. Non si sa il piano in cui è andato. Lui Fatto spera in sta, Mirrodin. secondo me è andato su Mirrodin, perché anche là ci sono i goblin che sono degli artefici, e è un pochino più intelligente della guida goblin, e essenzialmente si è ricreato le gambe con questo sofisticato marchingegno, e poi è tornato subito su No, Fiora, o no, è rimasto perché là? per un periodo, ovviamente, dopo un periodo trascorso lontano dalla sua patria, perché ovviamente non inventava solo su Fiora, ma se n'è andato di piano in piano a scoprire, Sì, inventare, a imparare, tornato su Fiora vuole rivoluzionare le strutture di potere di Paliano, perché comunque ce l'hanno questa cosa in testa, che sì, devono sono cospirare contro esatto. qualcuno. E perché? Perché gli avevano negato la possibilità di aspirare a fare sempre di più e gli avevano un po' tarpato le ali. Perché? Perché provate a pensare in un'accademia Ma il se fatto che lo abbiano vestito da papa è è in realtà è la divisa degli accademici. sì, Sono tutti questa cosa bianca con i paramenti dorati. cioè il pantalone è blu. Provate a pensare se nella vostra accademia l'inventore più importante è un goblin. Cioè la gente aveva cominciato a parlare male, a sparlare, a non credere, a sbeffeggiarlo e quindi lui si trovava comunque tutti contro con una spettacolare sedia a rotelle, e però lui è Planeswalker e quindi
va Che tutto il quindi motivo. questo il fatto Lui che se il lo porta via. Planeswalker, esatto, può trasportare qualcosa con, cioè può trasportare, a parte i vestiti e Ma è come un così, abito, perché è come il suo anche tutto corpo. la cosa, la sedia a rotelle Esatto. Sì, cingolata sì. con i bracci davanti, top. E quindi le sue macchinazioni hanno portato alla distruzione, alla dissoluzione, dai, dell'Accademia. E è stato lui a rivelare a Grenzo, l'altro amico L'altro goblin goblin. cospiratore, la sua influenza. È stato inoltre fondamentale nell'istigazione delle sommosse dei goblin. Perché? Perché lo scopo è Aspetta, quello. cerca anche Muzio, si chiama. Esatto. Cerca Muzio come carta, che è di Conspiracy, che è un'altra leggendaria blu, è vestito praticamente uguale. C'ha anche il cappello da papa, Sì, anche lui. e quindi cercano di rovesciare il potere su Paliano, perché l'idea è che comunque lui sia stato allontanato dall'accademia e sia stato sbeffeggiato Muzio, che era il suo, non mi viene la parola, il Apprendista. suo apprendista, anche lui è stato esiliato, e quindi ce l'ha con la situazione politica Di Paliano. di Piora e Di di Pio. Paliano. E quindi sia lui che Grenzo si alleano, un po' perché sono entrambi goblin, un po' perché hanno comunque alcune persone da uccidere in comune, e quindi la storia di Daretti si vede, vai avanti che c'è Sì, l'altro, in si vede nel Conspiracy Conspiracy 2. 2, e sicuramente nelle prossime edizioni di Conspiracy Daretti rimarrà un personaggio presente, perché sta bene, è vivo, e lui e Grenzo stanno agendo contro o a favore contro Marchesa. Ok, Ok, poi l'ultima è l'ultima. Un Frey Allies. altro Planeswalker di Dominaria. Allora, Frey Allies è, se vogliamo fare un piccolo collegamento, abbiamo due Planeswalker vecchi di Dominaria, due Planeswalker che sono lei e Sì, Frey Allies e e Teferi. Teferi, due Planeswalker nuovi e una più o meno, cioè perché comunque Omnixilis è visto come creatura, ma non è completamente nuovo. Esatto. Nahiri è È stata nuova, ma nominata, al tempo era è stata stata solo nominata, e nominata. Daretti è completamente nuovo. Anzi, non si sapeva neanche se era un uomo o una donna, perché in inglese era Mante. Delittomancer, e infatti nella prima storia in cui appariva Delittomancer avevano tradotto in italiano Illitomante, perché non, Allora, giustamente non potevamo sapere. l'unica cosa che di Frey Allies non si capisce da quest'art, tranne che è una mezzelfa e non è un'elfa, è che lei comanda anche il mana rosso, cosa che nella carta Planeswalker non si Non c'è. comprende. Ovviamente nasce nel periodo dell'era glaciale di Dominaria e è una maga elfica metà umana, e la parte umana è la parte che gli dà il comando sul rosso, sul fuoco. Ci sono lei è colei che aiuta a disgelare Dominaria, e quindi è Dopo colei l'era che, dopo l'era glaciale. glaciale, e quindi durante la prolungata era glaciale che avvolse il piano, questa orfana mezzelfa di nome Frey Allies riuscì a scoprire l'accesso al regno di Storgard. E ovviamente gli diventa una maga potente, gli diventa una maga utile e importante, perché liberando l'era glaciale, dall'era glaciale, il piano è una maga importante, ma soprattutto si comprende la sua vicinanza con gli elfi, perché il suo filo conduttore, quella sua missione principale, è proteggere gli elfi di Llanowar e di Findor dalle forze malvagie. Findorn. Findorn, sì, Findus. Findus, esatto. Ovviamente a un certo punto viene anche vista come dea, perché come può essere una Sì. persona capace di portare la primavera, di portare così tanto calore, Sì, così tanto. E però non può essere, ovviamente non poteva rimanere nascosta, ma era necessario anche il suo aiuto per combattere contro Phyrexia. E quindi, con l'aiuto di altri maghi, Frey Allies riesce ad aiutare, prima a lanciare il complesso rituale di del disgelo, ma disgelo. soprattutto secoli dopo, quando Phyrexia arriva su Dominaria, si deve alleare con altri Planeswalker per limitare questa minaccia. Un attimo. Frey Allies ovviamente non aveva mai
non si era mai fidato tantissimo di Urza, anche perché effettivamente bisognerebbe fare una storia a parte su Urza, C'era nessuno Urza un si po'. fida completamente di lui. Perché? Perché Urza ha i suoi piani e non sempre i suoi piani sono comprensibili da tutti. Esatto. E sapendo ovviamente che gli interessi di quest'ultimo non andavano al di là dei propri scopi, combatté al loro fianco, ma pensando sempre a Elanor e Findorn. Sempre al bene della Sì. sua, dei suoi elfetti. Ovviamente Urza, Freya, Lysa e gli altri Planeswalker non solo combatterono insieme contro le armate di Phyrexia, ma affrontarono anche la minaccia magica di un altro mondo sotto il controllo di Phyrexia, in procinto di entrare in collisione e fondersi con Dominaria. Freya, Lysa e gli altri Planeswalker quindi riuscirono poi andare a quella dopo, Sì, perché è è bella, il molto bella. Planeswalker Favor. Freya e gli altri Planeswalker riuscirono infine a portare la lotta di Phyrexia, su Phyrexia, facendo esplodere le potenti armi che ridussero il piano in macerie. Dei nuovi Planeswalker che giunsero su Phyrexia, Freya e Lysa fu tra gli unici due sopravvissuti. E resse quindi quella che è chiamata la tomba dei martiri, in onore dei suoi compagni caduti e di tutti coloro che perirono durante quell'invasione. Quindi tornò lei e E un altro questa, sì. Planeswalker Che che è, se a qualcuno interessa, Windgrace. è il È il gatto. gatto. È la pantera, insomma, l'altro Leonid. Per 3 secoli Freya Lys vigilò sugli elfi di Dominaria, usando la propria essenza per proteggere il rifugio elfico di Cel'Sudario dai pericoli del mondo esterno. Tuttavia, il tessuto stesso del tempo cominciò a disgregarsi e uno squarcio si aprì sul dominio di Freyalize. Quando compresero infine che la sua magia non avrebbe potuto proteggere a lungo gli elfi, Freyalize sacrificò la sua stessa esistenza e la sua essenza, la sua vita per sigillare lo squarcio temporale, nell'estremo tentativo di salvare il suo piano e la sua gente. Essendo una mezzelfa, domina sia sul mana verde che sul mana rosso, e c'è la spiegazione della benda. Esatto, qua Non si è vede. cieca. Ma la benda nasconde una lente in grado di amplificare il mana rosso che utilizza. Quindi, come Teferi sacrifica la sua scintilla per salvare il suo mondo, la stessa Freyalize, quindi è un po' un'idea dei Planeswalker antichi, Sì. l'idea di sacrificare, di morire per il proprio piano. E qui si vede il momento in cui sta preparando il seme che poi diventerà una pianta, che poi diventerà una bomba, che poi lei esploderà come una Esatto. cometa, per salvare il piano. Tipo Ciclope degli Sì, però X-Men. non lancia laser dagli occhi. Potrebbe Potrebbe farlo. farlo, sì. E questa era in breve, cioè sarebbe dovuta essere strutturata meglio, ma dovendo fare 1.000 tagli perché, dato l'orario, Sì, tra ci tipo 5 siamo. minuti io devo essere a casa. No, no, te stai qua. Non posso. Easy, easy. E quindi questa era un po'. Vi ho annoiato con delle storie di Planeswalker. No, non credo si siano annoiati. E quindi la prossima live, speriamo di fare una media La live. prossima, secondo. A proposito, siccome mi sono perso, Garv è ancora vivo, ma in teoria è ancora vivo. Ed è in giro a cercare di uccidere Planeswalker. Sì, diciamo che ha un passatempo interessante, che è quello di uccidere Planeswalker, e lo sta cercando di. L'ultima storia in cui era comparso era quella ancora su Innistrad. Sì. Dove poteva scegliere tra la luce di Avacyn e in teoria salvarsi dalla corruzione, Esatto. dalla maledizione, o quello che lui era sembrato fossero le tracce di Liliana per andare a cercare vendetta, e cercò la vendetta. Perché ovviamente è un bravo ragazzo. E da lì non si è più. Non Non si si è sa più più neanche niente. nominato, se non sbaglio. Forse no, beh, in M15 si è visto che ha ucciso. Ah no, cioè Jace l'aveva. Il fatto dell'edro. Gli aveva Sì, provato però. con l'edro, ma non era riuscito, se non sbaglio. E basta. Poi non si sa né dov'è né cosa. Si sa solo che ha ucciso. Prima che arrivasse Jace aveva ucciso un Planeswalker che dominava il ghiaccio. E poi E basta. poi ma l'ha tipo shottato, tipo ecco, ha fatto il planeswalk, quello lì del ghiaccio, lui gli ha tirato una shotta, l'ha decapitato ed è morto. Non Sì, si, quindi diciamo proprio che non ha neanche detto il nome né niente.
Sappiamo solo che esisteva un planeswalker che dominava il ghiaccio. Esisteva, esisteva. E la prossima live, in teoria, mi sa che è prima di martedì, perché Sì. dovrebbe arrivarci un box di Modern Masters che Dovrebbe. abbiamo trovato all'ultimo momento a un prezzo decente, cioè un prezzo Buono. molto buono. In realtà abbiamo colto la palla al balzo, infatti non è, nel senso, dovrebbe arrivare entro questa settimana, non sappiamo Dovrebbe. esattamente. Martedì decideremo poi di cosa Sì, però speriamo che parlare. prima arrivi. Sì, quello dovrebbe arrivare in teoria entro questa settimana, quindi comunque le storie che ci avete raccontato sono bellissime, grazie. Grazie. E Grazie a voi quindi di seguirci. cercheremo magari di magari o potremmo in realtà parlare di Urza, però ci perderemmo un No, po' troppo. troppo. Vediamo, magari un po' di tempo per le storie, magari anche alla veloce, cerchiamo Troviamo. di trovarlo perché vediamo che comunque che credevamo annoiasse, invece vi piace, siamo E contenti. questo ci piace. E comunque il prossimo giro vediamo se si sa qualche Magari c'è qualche spoiler buono. spoiler vero di Amonkhet o la conferma Anche della perché sono carta. stati talmente bravi che non hanno messo niente sui prodotti. Forse i dual deck potrebbero far vedere le carte complete dei planeswalker e non soltanto la prima abilità. Oppure vediamo. Insomma, intanto quasi sicuramente uno sboxing di Modern Masters prima della fine della settimana. E poi venerdì articolo, Sì. traduzione su Commander. Su un commander che ho visto, sono andato a cercare una lista un po' recente ed è un commander che secondo me è carino e che vogliamo condividere con voi. E il lunedì articolo sullo standard o sul limited, ricordiamo, abbiamo degli appuntamenti E che adesso abbiamo dei meravigliosi collaboratori. esatto, che non so se ci stanno guardando in realtà. Comunque ringraziamo Enrico e Federico che si sono diciamo hanno accettato il nostro invito a collaborare con noi per fare le traduzioni ed è grazie a loro che riusciamo a far uscire regolarmente appunto gli articoli del Perché lunedì e del venerdì. da 1 a 3 è più semplice. Sì, così io posso, nel senso, se c'è qualcosa magari di immediato da dover tradurre, io posso dedicarmi tranquillamente subito a quello, se non sono ovviamente al lavoro o al massimo lo faccio la sera, e mentre per le cose regolari ci si riesce anche ad organizzare, a dare in anticipo le consegne, tra virgolette, molto tra virgolette, e insomma così riusciamo anche a fornirvi noi un servizio un po' migliore, un po' di varietà e un po' soprattutto di regolarità. Che è quello che aiuta. Quindi condividete, Sì, condividete, adesso metteremo condividete. una bellissima immagine fissata in alto nella pagina Quegli con gli appuntamenti. appuntamenti settimanali. Quindi se vi siete stufati di guardare la nostra faccia, non entrate su Twitch in questi orari perché la vedrete il martedì. Esatto, penso che lo sappiano quelli che sono, anche perché sono rimasti in quattro. E che a cui daremo la buonanotte. Tutti gli altri sono già andati a letto. Buonanotte. Buonanotte a tutti e ci vediamo molto presto e ci sentiamo sulla pagina. Ciao! Aspetta che io mi perdo. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Aspetta che sto andando.